Questa mattina noi faremo un lavoro che a un primo momento di contatto può sembrare anche antipatico, perché dovremo lavorare con pergamene, rotoli, codici, muffa, tuzzo, polvere. Ma questo lavoro, man mano andremo avanti, comprenderete che diventa essenziale. Noi oggi leggiamo il testo biblico in traduzione, qualcuno ci ha tradotto questo testo, ma la domanda semplice è: se quel testo che noi oggi possediamo è un testo originale oppure è stato manomesso lungo il tempo? Perché lungo il tempo, fino alla fine del 1400, i testi vengono trasmessi attraverso la scrittura a mano. E quando noi pensiamo alla scrittura a mano, forse qualche volta abbiamo così delle fantasie romantiche. Il monaco con la copia, il supporto di scrittura sul tavolo e che copia guardando il codice da copiare. Beh, le cose non andavano così. Pur essendo un'epoca in cui strumenti tecnici ce n'erano pochi, ma il concetto di catena di montaggio c'era già. Nei grandi monasteri, dopo il IV secolo, prima del IV secolo, i cristiani si servivano stranamente degli ambienti di copiatura pagani. Dopo la libertà di Costantino, i cristiani si sono avvalsi dei grandi centri di copiatura presenti nei monasteri. E questi centri venivano chiamati scriptoria. In ogni monastero antico che voi potete eventualmente visitare troverete una sala in genere al primo piano con degli enormi finestroni, quasi che la parete sia nuda. Quello era lo scriptorium. Avevano bisogno di tanta luce. Poi, osservando la sala, voi vedete che era un'aula da scuola. Tanti tavoli, piuttosto grandi, in batteria. E sopra la scrivania del, ascoltate la parola, dictator. Il dictato, da cui la parola poi dittatore, che non vuol dire in italiano uno che detta, ma uno che mena, che comanda, che fa il despota, e così era. Il dictator aveva in mano l'esemplare di copiatura. Tutti gli altri avevano semplicemente il supporto di scrittura, la pergamena o il papiro o la carta. Lui dettava, gli altri ascoltavano e scrivevano. Ora fermatevi un momento a pensare quante volte a noi succede di leggere il giornale e di leggere fischi per fiaschi perché magari abbiamo letto una parola sbagliata, abbiamo letto le prime due sillabe e abbiamo dato per scontato di aver capito le altre. Poi dobbiamo tornare indietro perché il pensiero non ci torna e ci accorgiamo di aver sbagliato lettura. Nell'antichità capitava questo. Per cui voi immaginatevi 70 copie, io detto, 70 amanuensi scrivono e scrivono ciò che ho detto io, ma se io sbaglio loro scrivono sbagliato. Mi sono spiegato. E non potevano dire niente, perché il dictator non doveva essere disturbato per niente, ecco perché è dittatore.
Questo poteva essere un tipo di errore. Ma poteva esserci anche un altro errore. Chi ascolta può sentire non bene, perché è stato dettato in maniera non pulita il vocabolo. E allora vi faccio un esempio semplice in latino. Tra mysterium e ministerium ci può essere l'errore. Ma poi succede un terzo tipo di errore. Voi ascoltate bene, pensate bene, scrivete un'altra cosa. E questo capita con la scrittura a mano. Di saltare magari una sillaba. Quando si scrive in premura si salta qualcosa, poi si torna indietro e si corregge. Nei manoscritti come si fa? Quello che è scritto è scritto. Quindi c'è l'errore nella dettatura, l'errore nell'ascolto, l'errore di passaggio fra ascolto e grafia. E poi infiliamoci dentro altri due elementi. L'ignoranza. Mica tutti i monaci conoscevano greco, conoscevano ebraico, conoscevano latino. Conoscevano l'alfabeto, ma le declinazioni latine e greche non le conoscevano. E quindi qualche volta vengono fuori di quei pastrocchi che sono la fin del mondo. Vi è chiaro? Tenete presente anche un altro elemento. Io adesso vi faccio in maniera grossolana il quadro della situazione, perché il quadro della situazione meriterebbe una descrizione molto più accurata. Ci sono testi, sia greci sia ebraici, per la Bibbia, testi latini che abbiano questa caratteristica? No, non ce ne sono. Ma che avevano la cosiddetta scriptio cursiva. Fine di parola, inizio dell'altra parola, nessun spazio. Era tutto continuo. Era la cosiddetta scriptio continua. Il grosso problema è, per chi detta, saper distinguere. Noi oggi ci divertiremo su un testo dell'Antico Testamento dove la divisione è stata fatta male. Per cui nelle Bibbie ebraiche, perfino i Masoreti, sono stati presi in contropiede dove hanno sbagliato, perché non hanno saputo separare bene le parole. Hanno dovuto arrivare i biblisti cattolici a dire: ragazzi, avete sbagliato perché avete separato male. Lì ci divertiremo soltanto. Ma poi invece prenderemo in considerazione due problemi di critica testuale del Nuovo Testamento e lì forse avremo da riflettere anche spiritualmente su qualche cosa. Quindi un po' di divertimento all'inizio, un po' di impegno intellettuale e spirituale nella seconda parte. Tuttavia, prima di arrivare a contatto con questi tre esempi che faremo, ci sono alcune informazioni che è giusto conoscere. E allora incominciamo con queste informazioni. Tenete presente che i testi dell'Antico Testamento in ebraico e in aramaico ci sono arrivati in pergamena. Voi vi chiederete che importanza ha sapere questo. Ecco, tenete presente che la pergamena dei testi ebraico-aramaici formano rotoli, non codici. Nel rotolo c'è sempre un pericolo. Quando voi avete i due cilindri con cui poi attraverso il pollice tirate e aprite il rotolo, cosa succede? Succede che nella zona in cui vengono messe le dita, la pergamena si consuma.
E quando il supporto di scrittura si consuma, sparisce anche il testo. Qualche volta bisogna ricostruirlo. E se si hanno altre fonti, si ricostruisce semplicemente per copiatura. Ma se altre fonti non ci sono, bisogna ricostruirlo inventandolo. E come lo si inventa? Si può mica scrivere quello che si vuole. Allora tocca andare alle traduzioni. Il testo greco dell'Antico Testamento, chiamato volgarmente testo dei 70, è sbagliato, ma ormai è la consuetudine chiamarlo così. Questo testo è stato tradotto dall'ebraico in greco, quindi si parte dal greco e si ricostruisce l'ebraico che manca. Vi è chiaro? Mentre vedremo che di questi testi non ne abbiamo molti, e soprattutto non li abbiamo molto antichi, fatto salvo un caso piuttosto abbondante, lo vedremo. Di questi invece ne abbiamo moltissimi. Di questi siamo affogati. Testi greci del Nuovo Testamento ce ne sono fin troppi. Certamente ci mancano i testi originali, quelli olografi, quelli scritti dalla scuola di Matteo, di Marco, di Luca, di Giovanni. Non li abbiamo più, i primi. Abbiamo però delle testimonianze che sono molto vicine ai primi testi. Li vedremo subito. Perché probabilmente i cristiani del secondo, terzo, quarto, quinto secolo leggevano molto i Vangeli. Noi meno. Tenete presente che queste copie successive ai testi olografi sono pieni di errori, perché ci sono errori dovuti agli amanuensi ignoranti o negligenti, ma ci sono anche varianti volontarie. Cioè c'è qualcuno che di proposito cambia, non per errore, di proposito, perché magari in quella determinata zona si stava iniziando una separazione scismatica dalla Chiesa o eretica dalla Chiesa e si infilava dentro nel testo biblico una variante in modo che quando c'era la discussione teologica si poteva dire ma il testo biblico è scritto così. Però era una variante di copiatura volontaria. Per esempio, nel IV secolo, nelle Bibbie alla fine del IV secolo, inizi del V, nelle primissime copie della Vulgata di Girolamo, nella prima lettera a Timoteo, si trova scritto, testo originale greco, è bene aspirare all'episcopato. Testo latino, voi avete, è bene aspirare all'episcopato in una linea di copiatura e nell'altra non è bene aspirare all'episcopato. Chiaro? C'erano degli interessi di tipo carrieristico e cose di questo genere e noi abbiamo purtroppo questi rimansugli. Ora, per capire la ricchezza dentro la quale stiamo per tuffarci, tenete presente che del Nuovo Testamento nel primo secolo, noi abbiamo del Nuovo Testamento 5.400 manoscritti. Il più antico è del 125 d.C. Ed è un pezzettino del Vangelo di Giovanni. Se voi tenete presente che il Vangelo di Giovanni è stato scritto più o meno verso il 100, noi probabilmente abbiamo la testimonianza del primo grado di copiatura, cioè della prima copia.
c'è il testo originale che viene copiato, noi abbiamo un esemplare di questo primo grado di copiatura. Si chiama papiro 52, P52 o papiro Rylan, lo vedremo dopo. Giulio Cesare, tutti quanti lo conoscono. Il De Bello Gallico, primo secolo avanti Cristo. Di questo De Bello Gallico noi abbiamo solo 10 manoscritti. Il più antico è del IX secolo dopo Cristo. Noi abbiamo 900 anni di silenzio tra l'olografo di Giulio Cesare e il primo esemplare testimoniale, IX secolo, non so se vi rendete conto, epoca di Carlo Magno. Mentre qui sono solo 25 anni tra di distanza tra l'originale e il primo manoscritto testimoniale. Tito Livio, gli Annali. 20 manoscritti in tutto, 20. Il più antico è del IV secolo. Vi rendete conto che tra l'olografo originale e il primo manoscritto testimoniale sono 3 secoli abbondanti. Secoli. Tenete presente che qui sono 25 anni. Tacito, altro simpatico. Tacito è importante perché c'è la testimonianza dell'esistenza storica di Gesù. È del primo secolo dopo Cristo il nostro amico. Quanti manoscritti? Epoca? Il più antico. Ora proviamo a fare una piccola riflessione, piccolissima. Qui noi abbiamo 800 anni di silenzio. Grosso modo 300, grosso modo 800. E nessuno di noi fa una piega di fronte a questo fenomeno circa la validità storica di ciò che è scritto nel De Bello Gallico o negli Annales di Tito Livio o nelle storie di Tacito. Qui invece facciamo il casino, cioè facciamo un ipercriticismo estremamente forte. Il motivo è chiaro. Qui ci giochiamo la vita. Qui non ci giochiamo la vita. Yes. Qui ci va di mezzo ciò che succederà anche dopo la vita. Qui non ci va di mezzo un bel niente. Che la Gallia fosse divisa in 3 parti o in 5, ma non ce ne può interessare di meno, vero? Che Caligola fosse mezzo matto, non è che ci interessasse molto, e non ci interessa neanche adesso. Ma che qui qualcuno sia esistito e ci ha detto che l'aldilà c'è, che c'è un giudizio, che noi siamo figli di Dio, che vivremo per l'eternità, beh, la cosa è diversa. Ecco perché, nonostante questi dati testimoniali di tipo storico, noi qui siamo ipercritici, qui non siamo ipercritici. Chiaro il concetto? Però è giusto che abbiamo le misure. Le misure sono 25 anni tra l'olografo e la prima testimonianza. 900, 800 anni, 300, poco meno di 800. Bene,
Con tutta questa massa di parlo del Nuovo Testamento in questo caso, con tutta questa massa di manoscritti, quanti errori? Detto sottovoce, ci sono più errori che non parole. Va bene? Per errore si intende anche la metatesi. Gesù Cristo, Cristo Gesù, lo consideriamo errore. Quindi anche lo spostamento di un vocabolo è considerato errore. Bene, come ce la caviamo? C'è una scienza di cui era grande maestro Carlo Maria Martini, di vostra conoscenza, che si chiama scienza della critica testuale. Cioè si prendono tutti questi 5.400 manoscritti, si vede un versetto, lo si copia 5.400 volte per vedere le varianti. Poi si incominciano a catalogare le varianti. Perché ci sono alcuni versetti che hanno la prima parola alterata. E allora si mettono da una parte tutti, tra questi 5.400 versetti, quelli che hanno alterato la prima parola, quelli che hanno alterato la seconda e la terza, quelli che hanno alterato l'ultima, in modo da catalogarli. Dopodiché si comincia a stabilire la datazione. Per quale motivo? Beh, molto semplice, perché bisogna fare l'albero genealogico dei manoscritti. Perché se C deriva da B e B deriva da A, è chiaro che B, sbagliando su A, ha un manoscritto che copiato da C riprende l'errore, e quindi C non ci interessa. Cioè si comincia a fare lo spoglio, una volta che però si è fatto la stemmatica, un nome particolare per indicare l'albero genealogico dei manoscritti, e si lavora sui più antichi. Qualche volta i più recenti possono avere qualche testimonianza valida, ma i casi sono più teorici che reali. Per cui, quando si fa la critica testuale, si dice recensiores, cioè quelli più vicini a noi, più recenti, non semper deteriores. Non sempre sono quelli che hanno più errori degli altri. Per cui bisogna sempre fare delle valutazioni molto attente. Ma il principio generale è questo, i più antichi, essendo più vicini all'archetipo, sono quelli che hanno meno errori rispetto a quelli più recenti. Questo è un principio generale. Poi ci sono tanti altri principi da mettere in pratica. Per esempio, quando noi copiamo, è istintivo nell'uomo rendere comprensibile il testo. E allora, fra un blocco di manoscritti che hanno il testo scuro e un blocco di manoscritti che hanno un testo chiarissimo ma con una variante rispetto al testo scuro, si preferisce il testo scuro. Perché questi sono stati semplificati nella copiatura. Poi, sono sempre cose da dosare con molta delicatezza. Poi si preferisce sempre il testo più breve rispetto al testo più lungo, perché il testo più lungo è stato glossato esplicativamente, cioè sono state aggiunte delle cose per chiarire il concetto. Allora si preferisce il testo più breve. Insomma, ci sono circa una quindicina di regole importanti e poi una quarantina di regole secondarie. Per cui oggi la critica testuale, che tutti i biblisti sono capaci di fare, è un'arte, direi, assodata, ma anche superata. Perché tutte le edizioni critiche del testo ebraico, del testo greco, del testo latino, del testo siriaco, copto, che so io, saidico e via di questo passo, sono ormai tutti quanti stati passati parola per parola da generazioni e generazioni di biblisti, per cui abbiamo il cosiddetto testo definitivo,
e sotto abbiamo l'apparato critico, cioè si catalogano tutte le varianti secondarie con i relativi manoscritti dove queste varianti si trovano. Per cui oggi noi possiamo dire con buona tranquillità che il testo tradotto che leggiamo è tradotto da testi originali, ebraico, aramaico, greco, siriaco, latino, eccetera, che sono criticamente ricomposti. Ok? Ci sono alcuni casi non soluti. Adesso cominciamo. Ci sono almeno 3 casi, forse 4, nel Nuovo Testamento, ma che non implicano nessun tipo di valutazione teologica. Nell'Antico Testamento invece ce ne sono molti di più, ma anche lì la questione non tocca nessuna verità di fede. Per capire la complessità del lavoro, io adesso vi faccio venire un po' di mal di testa. Ma almeno una volta nella vita queste cose qua bisogna conoscerle, altrimenti noi diamo per scontato che tra, che so io, la rivista Chi, il Corriere della Sera e la Bibbia non c'è nessuna differenza, invece ce n'è. Io non so se voi riuscite a vedere, vediamo di rimettere a posto un pochettino questi numeri, perché non sono... Ogni volta che apro il computer questi numeretti piccoli si spostano. Per cui non so come siano usciti nella copia, questa l'ha fatta Don Federico. Sono un po' spostati. Ecco. Come? È una storia di protezionismo un po' più bassa dei biblisti. Beh, i biblisti sono tutti da bruciare, quindi... Provate ad osservare questo schema. Voi l'avete riprodotto in bianco e nero, ma questo con 2 colori è leggermente migliore. Ciò che è messo in blu sono avvenimenti riguardanti il testo. Ciò che è scritto invece in questo rosso strano, si tratta di testi veri e propri. Qui siamo a cavallo tra il prima di Cristo e il dopo Cristo. Meno uno più uno, e niente. Eccolo là. Perciò questo è il primo secolo avanti Cristo. Questo è il primo secolo dopo Cristo. Dal 100 al 200, secondo secolo avanti Cristo, secondo secolo dopo Cristo. Riuscite a vedere i numeretti? Mazza, che bravi! Allora, trattiamo adesso, questi pochi minuti, solo il testo dell'Antico Testamento.